Non agire in modo altezzoso. È l'ultimo mese d'autunno nella foresta e tutti gli animali si stanno preparando per l'inverno. Un topolino sta portando bacche nella sua tana. Un criceto si è riempito la bocca di noci e ghiande. Anche lui li sta portando a casa sua. E poi c'è un tasso. Ami, che pensa che gli altri animali si stiano comportando in modo sciocco. Perché ti preoccupi? L'inverno è ancora lontano e il cibo non va da nessuna parte, dice. Divertiamoci un po', invece. Ehi, topo, andiamo al lago e nuotiamo. Scusa, Ami, sono troppo occupato. Ho bisogno di ricostituire le mie scorte di cibo. Beh, immagino che mi rilasserò da sola, allora, rispose Ami. Il tasso si tuffò nel lago. È così bello! Perché nessuno lo capisce? Forse perché sono la ragazza più intelligente in circolazione. Ami nuotò nel lago finché non si stancò. È ora di andare a trovare qualche altro intrattenimento ora. Ehi, Criceto, andiamo a giocare sulle altalene. No, grazie. L'inverno sta arrivando e ho bisogno di ricostituire le mie scorte. Non capisci niente. Le altalene sono così belle. Beh, allora andrò a dondolarmi da sola. Ami si arrampicò sulle altalene e oscillò avanti e indietro, avanti e indietro. Whee! Woohoo! Quando Ami si stancò di dondolarsi, saltò giù. Penso che andrò a godermi un po' di d'aria fresca dopo tanta attività fisica. Tasso trovò un grande cespuglio di rovi e iniziò a raccogliere le bacche, una per una. Nom, nom, così buonissimo! Quanto sono intelligente! Riposare e mangiare cibo gustoso! Soprattutto, non sto sprecando il mio tempo come gli altri. Un riccio passò e sentì quello che diceva Ami. Aveva una zoppia, ma si stava ancora preparando per l'inverno. Ascolta, Ami, è meglio non mangiare tutte le bacche. Assicurati di risparmiarne un po' per l'inverno. So cosa sto facendo. C'è un sacco di cibo nella foresta che non va da nessuna parte. Perché sono l'unica che sembra capirlo? Ehi, Ami! Se pensi di essere più intelligente di tutti gli altri, ti metterai nei guai. Non preoccuparti di me. Gnom, gnom. Le ragazze intelligenti non si mettono mai nei guai. Lo scoprirò da sola. Gnom, gnom. Il riccio lasciò da solo il tasso, testardo, e si affrettò a tornare a casa. Il tasso continuò a mangiare le bacche. Ouch! Mi sembra di essermi ingoiato scioccamente. Farei meglio a colpire il fieno ora e a divertirmi di più domani. Ami si insinuò nel suo buco, si tirò la coperta sopra la testa e si addormentò. Mentre dormiva, la prima neve della stagione è arrivata durante la notte. Nessuno aveva mai visto tanta neve nella foresta. Al mattino, Ami ha lasciato il suo buco per trovare la colazione, ma non riusciva a vedere nulla. Tutto era coperto da uno spesso strato di neve. Oh mio Dio, da dove viene tutto questo? Perché nessuno mi ha avvertita? Cosa farò? Ami era spaventata. Una lepre
corse e il tasso la fermò. «Ehi, lepre! Aiutami, per favore! Ho fame! Non c'è cibo in giro!» «Ok, posso aiutarti! Seguimi! So dov'è il cibo!» Il tasso era felice e seguì la sua nuova amica. «Ecco qui!» esclamò improvvisamente la lepre. Ma Amy poteva vedere solo un grande albero caduto. «Cosa dovremmo mangiare?» le esclamò. «Cosa intendi?» «La corteccia, ovviamente. È così gustosa. Ti piacerà!» Amy ne testò un pezzettino e immediatamente lo sputò. «Disgustoso! La corteccia è impossibile da mangiare! Scusa, lepre, devo andare!» Il tasso continuava a cercare cibo, ma non riusciva a trovare nulla. Invece ha incontrato un alce. «Ciao, alce! Aiutami, per favore! Ho molta fame, ma non c'è cibo in giro!» «Ti sbagli, tasso! C'è cibo in abbondanza nella foresta. Seguimi!» Camminando verso alcuni pini, l'alce disse: «Ecco, questi aghi sono così gustosi. Provali!» Amy ha provato a masticare gli aghi prima di sputarli fuori. «Ouch! Che cibo spinoso! Come puoi mangiare questo? Mi dispiace, devo andare!» Stanca, Amy continuò a vagare per la foresta, sperando di trovare qualcosa di commestibile, ma l'unica cosa visibile era la neve bianca brillante. In poco tempo si fermò accanto a una vecchia capanna nascosta in un banco di neve. «Forse posso prendermi un breve riposo qui», pensò tra sé. Ma mentre tirava su la maniglia della porta, si rese conto che la porta era chiusa a chiave. Questo deve significare che qualcuno viveva nella capanna. Il tasso bussò alla porta, sperando che qualcuno fosse dentro per aprirla. All'improvviso è stata accolta da lo stesso riccio del giorno prima. «Che ci fai qui, tasso?» chiese il riccio. «Oh, riccio, sai, io, ho fame, ma non riesco a trovare cibo nella neve. Ne hai qualcosa che puoi condividere con me?» Il riccio fece entrare il tasso e disse: «Non sono riuscito a trovare molto cibo quest'anno, quindi ne ho solo pochissimo.» «Sì, riccio, va bene, prometto di mangiare solo un po'. Mi dispiace per il mio comportamento di ieri. Grazie per avermi fatto entrare e condividere il tuo pasto.» I nuovi amici vissero insieme tutto l'inverno, mangiando umilmente bacche. E quando arrivò la primavera, Amy decise di piantare un mucchio di nuovi arbusti di bacche, in modo che gli animali avessero cibo in abbondanza l'inverno successivo.